La rivoluzione della rete ha cambiato anche i rapporti interpersonali e come ogni tecnologia a renderla positiva o negativa è l'uso che se ne fa. È il professore Carluccio Bonesso che con la sua etimologia si è conquistato un posto nell'elite del pensiero a disquisire sull'argomento nell'ambito del 7° congresso nazionale del gruppo campano otorinolaringoiatri a Salerno. La rete diventa una modalità di comunicazione, però è monosensoriale. Quindi è il nostro cervello, la nostra psiche è impegnata minimamente ed è impegnata in un canale molto, molto, molto semplice, molto chiara. Come tutti i mezzi di comunicazione serve alla relazione, ma quando diventa elemento di rifugio, quando diventa l'unico posto in cui io interagisco con gli altri, vuol dire che è avvenuto un sequestro emotivo, vuol dire che io mi sto restringendo in una relazione in cui veramente non mi metto al confronto, in cui non ho una reale interazione. Questo è dato soprattutto dall'analfabetismo emotivo. Ma quali opportunità offrono le nuove tecnologie, soprattutto quella digitale, alla medicina in generale? Le tecnologie possono essere un valido strumento per la gestione dell'attività professionale di un medico, sia esso medico di medicina generale, specialista o qualsiasi altro ruolo svolga all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. È ovvio che appoggiarsi alle tecnologie sperando che esse possano in qualche modo sostituire il medico in alcuni casi o comunque perdere contatto con quella che è la realtà quotidiana e il contatto col paziente, questo può diventare un rischio che dobbiamo cercare di scongiurare in qualsiasi modo. È importante soprattutto continuare a mantenere un rapporto col paziente, perché una cosa è quello che avviene guardandosi negli occhi, guardando il paziente, toccando il paziente, una cosa è svolgere un'attività in maniera sterile attraverso un mezzo tecnologico. Thank you.